Ciao a tutti. Se guardiamo il modo in cui è costruita la nostra società oggigiorno, vediamo che una delle credenze fondamentali sulle quali si basa la nostra società è l'idea, il pensiero, la credenza che per vivere bisogna lavorare. E moltissime persone sono assolutamente convinte che questo sia vero. E magari ignoriamo o chiudiamo un occhio sul fatto che nonostante tanta gente lavori tantissimo, anche nei paesi poveri abbiamo ancora povertà e scarsità di risorse e di beni. Magari chiudiamo un occhio sul fatto che ci sono persone che hanno tantissimi soldi e non lavorano mai. Chiudiamo un fatto su queste cose, rimaniamo fissi nella nostra convinzione e andiamo a lavoro tutti i giorni per vivere. Ma adesso è ora di sfatare questo mito. Il concetto di lavoro, come tante altre credenze e idee e sistemi su cui si basa la nostra società, viene dall'antichità, viene dalla storia. E come tante cose che vengono dalla storia, non necessariamente sono positive, costruttive, vere, reali o funzionali e allineate col nostro vero benessere. Un piccolo test che potete fare ogni volta che avete dei dubbi riguardo un concetto è di sentirlo risuonare nel vostro corpo, connettendovi bene al vostro intuito e sentire che effetto vi fa. Ad esempio, se pronunciate la parola lavoro, chiudendo gli occhi e sentendolo risuonare bene dentro di voi, lavoro, che reazione vi dà? Che sensazione vi dà questa parola? È una sensazione di gioia? È una sensazione di allineamento? Di apertura, di positività, di espansione, di evoluzione? O è una sensazione di costrizione, di annientamento, di oppressione? Poi ovviamente dipende molto dal contesto nella società e dal contesto particolare della vita che uno ha. Ma in generale la parola lavoro è utilizzata per mantenere oppresse, soggette, schiavizzate e controllate le persone. Non per mantenerle libere, sane, gioiose nella verità e nel benessere. Ed è per questo che anche la parola stessa lavoro ha quell'effetto. Ma vediamo un attimo come mai è così. Anticamente nella storia e tuttora nel mondo, tanti sistemi, enti, persone, parti di persone, entità sono di natura tiranna, predatoria, parassitica, narcisista, psicopatica. Spero che questo non sia più un mistero per nessuno. Per chi la testa dalla sabbia l'ha già tirata fuori, sappiamo che ci sono entità non benevole, purtroppo, in questo mondo e tante di esse, e anche ai vertici di quello che chiamiamo il potere, che in realtà è un falso potere, ma non importa per adesso. Quindi vediamo nella storia, basta leggere un libro di storia, i libri di storia sembrano essere resoconti di persone narcisiste, sadiche, psicopatiche e disturbate. Quindi se basta leggere un libro di storia per vedere che queste dinamiche innanzitutto non sono nuove, ma tuttora sono in gioco nella società. Come sa chi ha studiato un pochino, ha avuto esperienza con entità, persone e sistemi narcisisti, questi sistemi non ci vogliono liberi, sani, gioiosi, allineati nel nostro benessere. Al contrario, ci vogliono soggiogati, repressi, schiavi, controllati, dominabili, ci vogliono nella paura, ci vogliono deboli e separati e disconnessi, perché così possono sfruttarci, possono rubare la nostra energia, che alla fine è lo scopo di ogni sistema e persona parassitica e predatoria, rubare l'energia degli altri, in qualche modo. E il concetto di lavoro è uno dei tanti concetti e sistemi che sono stati usati proprio con questo scopo. Allora, questo non è da confondere con quello che invece possiamo chiamare la vocazione di una persona, la passione di una persona, il servizio di una persona. Se andate a vedere queste parole, ad esempio la parola vocazione, che sensazione vi dà? Vi dà quasi una sensazione divina, di apertura, di espansione. Sono parole ben diverse perché sono concetti ben diversi, al contrario del lavoro. Quando le persone sono libere, si sentono libere di seguire le proprie passioni, i propri talenti, la propria vocazione, la propria missione, il proprio scopo di vita, allora sì che abbiamo tanta abbondanza, perché le persone naturalmente nel loro stato più allineato
non traumatizzato, non indottrinato, hanno tutta la spinta, la motivazione di seguire il loro più alto potenziale, quindi di dare il miglior servizio e dono al mondo. Questa è una spinta naturale che le persone non indottrinate, non represse, hanno, quindi fa parte del nostro essere naturale. E come potete sicuramente immaginare, un mondo dove le persone si sentono libere di esprimere tutti i loro doni, di raggiungere il loro potenziale, di servire il mondo, innanzitutto è un mondo che non ha bisogno di soldi, è un mondo dove la povertà non può esistere, ed è un mondo dove i tiranni e gli psicopatici narcisisti non possono esistere. E quest'ultima cosa dà loro molto fastidio, ovviamente. Per questo è un mondo dove appunto predatori narcisisti non possono esistere, non va bene a questi individui. Quindi questi individui, entità, persone, per mantenere la loro esistenza devono continuare a spargere sistemi, idee, modi per non permetterci di vivere in abbondanza, non permetterci di vivere nella gioia, liberi, nel nostro più alto potenziale, al servizio di tutti gli altri, come vorremmo tutte le persone che non sono traumatizzate, represse. È la cosa più naturale da fare, la cosa che ci spinge verso la nostra gioia, servire il mondo, donare i nostri doni e seguire il nostro potenziale. Quindi per non permettere tutto ciò, e quindi per non permettere un mondo dove c'è enorme abbondanza di risorse, di qualsiasi cosa, dove non ci sono limiti a ciò che possiamo dare e ricevere, vengono instaurati tutta una serie di concetti e sistemi per mantenere la povertà, per mantenere la schiavitù, per mantenere la scarsità. E poi tutto ciò viene utilizzato per mantenerci in un lavaggio del cervello dove dobbiamo credere che se non lavoriamo moriremo di fame, se non lavoriamo saremo poveri, se non lavoriamo non avremo ciò di cui abbiamo bisogno, mentre tutto il mondo intorno ci dimostra che è l'esatto contrario. Quindi questa bolla illusoria di credenze false, di falsità, di credenze tossiche, serve invece proprio per creare povertà, per mantenerci nella scarsità, per non avere ciò che desideriamo veramente. Perché ovviamente il lavoro, essendo un concetto che limita, che toglie quindi energia, che reprime, non ci permette quindi di dare il massimo del nostro potenziale, dei nostri doni, del nostro servizio e quindi di ricevere in abbondanza. Al contrario, scarsità, povertà e chi invece trae vantaggio da questi sistemi predatori sono appunto poi i predatori, i narcisisti, gli psicopatici, e quindi poi vediamo loro pieni di abbondanza, ovviamente, perché questo sistema permette loro di rubare. Se volete anche vedere uno dei tanti modi come ciò viene fatto, potete andare a vedere il mio video sul sistema economico, sul sistema finanziario, che in essenza è un enorme scam fatto apposta per permettere ai predatori di predare, ai parassiti e narcisisti di sfruttare, dominare, controllare, soggiogare e schiavizzare la popolazione. Serve a questo sistema finanziario. È un altro sistema basato su queste bugie di disconnessione, scarsità e limitazione. E quindi ovviamente meno siamo indottrinati in queste false credenze tossiche, meno seguiamo questi schemi predatori, narcisisti, psicopatici, più quindi arriviamo alla nostra gioia, alla nostra libertà, più abbiamo tanto da donare, da servire al mondo, meno ci sentiamo limitati, costretti, obbligati invece a fare cose che non ci piacciono, cose che sono in molti casi distruttive, perché se vediamo quello che la maggior parte delle persone fa, che chiama lavoro, in realtà per lo più sono cose distruttive, inutili e che creano danno a questo mondo, tra l'altro, ad esempio distruggendo le risorse naturali, distruggendo l'ambiente, inquinando l'ambiente, distruggendo madre natura. Se questo è lavoro, è una cosa dannosa, non è una cosa che reca abbondanza, è una cosa che reca distruzione. Ma è proprio ciò che succede quando invece di seguire il nostro naturale amore, il nostro naturale potenziale, vero essere divino, la nostra luce, seguiamo questi schemi indottrinanti, soggioganti di questi psicopatici narcisistici che ci vogliono controllare. Quindi diventiamo delle loro pedine, diventiamo degli schiavi e anziché donare dal nostro cuore, dalla nostra essenza divina, iniziamo anche noi a derubare come fanno loro da chi? Da altre risorse divine come da madre natura, come dal mondo naturale, come dagli animali, dalle piante, dalle rocce, da questo pianeta, da altre persone, dai bambini, da chi non si può difendere e così via discorrendo.
E per questo poi le persone che sono complici in questi schemi predatori parassitici sono parte del problema, sono delle pedine che creano il problema stesso di povertà e di scarsità. Di nuovo, chiediamoci come mai, credendo a quest'idea che dobbiamo lavorare, dobbiamo essere schiavi, dobbiamo guadagnare soldi, dobbiamo pagare tasse a questi psicopatici e tiranni che ci vogliono soggiogati e schiavi. Seguendo questi schemi, stranamente il mondo vive ancora nella fame, c'è un sacco di gente che muore di fame, non ci sono risorse abbondanti per tutti. Stranamente c'è guerra. Stranamente, no? Strano che se noi paghiamo con le nostre tasse il militare, poi ci siano delle guerre. Strano. Vi lascio quello spazio per connettere i punti logici. Quindi poi vediamo che obbedendo a queste credenze diventiamo partecipi a questo mondo di schiavitù, di povertà, di scarsità, di guerra, di separazione, di malattia. Diventiamo parte del problema, contribuiamo a crearlo con le nostre azioni, parole, pensieri e scelte. E quindi, come tanti altri schemi predatori che vengono anticamente anche dalla storia, è ora di lasciare andare questo schema di schiavitù e tirannia e smettere di dare le nostre risorse a tiranni e psicopatici che vogliono sfruttare noi e sfruttare questo pianeta per creare povertà, scarsità, malattia e sofferenza. E invece iniziare ad abbracciare la nostra vera abbondanza, la nostra vera essenza, il nostro potenziale, ciò che ci dà gioia, ciò che ci appassiona, ciò che ci connette alla nostra fonte divina, ciò che ci dà veramente soddisfazione fare nella nostra vita in servizio al mondo, in servizio agli altri. E vedrete che a quel punto i sistemi predatori crolleranno a partire dal sistema finanziario. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!